temi dell'umano, la narrazione della bioetica, a cura di Stefano Degli Abbati. Un saluto a tutti gli ascoltatori dell'appuntamento di Bioetica. Anno bisestile, anno olimpico, e ogni volta che abbiamo a che fare con lo sport di questo livello ritorna fuori il doping. Ne parliamo con il professor Alessandro Donati, che in questo ultimo periodo è protagonista di due storie. La prima è quella di Pantani, oggetto di uno spettacolo teatrale, appunto Avrei voluto essere Pantani, con Davide Tassi, a cui il professore ha partecipato come guest star, e l'altra è quella di Schwarzer, che si sta allenando con lui per ritornare sulle piste. Professor Donati, chi era il ciclista Pantani? Era un bel talento che era riuscito ad emergere nella categoria dilettanti, vincendo anche il Giro d'Italia dilettanti, quindi significa che effettivamente era il migliore, e che quando è passato al professionismo si è trovato un ambiente fortemente inquinato e poi una sorta di strada obbligata, quella che veniva tracciata all'epoca da dopatori sistematici che avevano trasformato quell'ambiente in un ambiente infernale. Però sui media continuano a rincorrersi ipotesi più dietrologiche, più misteriose, che invocano delle alternative. Certamente sono, come dire, sono devianti, non avrebbe senso cercare di ribaltare la realtà e dire che Pantani era addirittura dominava ed era l'unico che non prendeva farmaci. Non è così. I file sequestrati all'Università di Ferrara dalla Procura della Repubblica, i dati che gli furono raccolti all'ospedale delle Boninette a Torino dopo il ricovero, dopo l'incidente, indicano che lui era su valori anomali spesso molto alti. Ecco, quindi da questo punto di vista bisogna distinguere. Ecco, per alcuni aspetti ci sono sicuramente da chiarire molte faccende, se non so quale possa veramente essere considerato il ruolo della camorra, come sta emergendo dalle ultime indagini. Peraltro mi sembra che siano frammenti molto vaghi, molto generici, se non verranno confermati. Dall'altra, ecco, c'è un ambiente che faceva sistematicamente uso del doping, quindi questa è la realtà, diciamo. Passiamo invece a un atleta che lei sta seguendo da vicino proprio in questo anno olimpico. Chi è il marciatore Schwarzer? Schwarzer è un altro talento, per alcuni aspetti è molto assimilabile a Pantani, anche lui è un talento che a un certo punto è stato preso dallo sconforto di vedere questi russi che per giunta addirittura gli proponevano di cambiare nazionalità per andare a doparsi in Russia, che magari lo battevano, e lui per giunta aveva cominciato a perdere le sue, diciamo, potenzialità con allenamenti sbagliati, con programmi di allenamento disordinati, caotici, quindi non seguito nella maniera giusta. Adesso riaffiora, riemerge e forse qualcosa di più, tutto il suo talento intatto, quindi diciamo che è una storia fortunata. Io credo che per Schwarzer siano scattate queste possibilità e lui le ha sapute cercare, perché è stata sua l'idea di rivolgersi a me. Io ho cercato di dargli il meglio che potevo dal punto di vista della conoscenza delle metodologie dell'allenamento. Io credo anche che daremo qualche apporto al rinnovamento dei sistemi di preparazione, e adesso vedremo, basta aspettare alcune settimane, vedremo i risultati, ma non saranno tanto scarsi, questo è sicuro. L'ambiente stesso dell'atletica leggera, come l'ha riaccolto Schwarzer? Allora, quando parliamo di ambiente è chiaro che l'ambiente è molto composito. Io direi che dai media in generale è stato accolto bene e hanno creduto man mano al progetto un numero crescente, diciamo, di giornalisti. Molto bene dall'ambiente, diciamo, extra atletica, l'ambiente in generale. Io lo vedo quando andiamo a fare allenamento, che sistematicamente ogni giorno ci sono persone che lo incitano, ma tanti proprio in continuazione. Questa mattina un autista dell'ATAC addirittura si è fermato con il bus e lo ha aperto il finestrino e gli ha detto delle parole di incitamento. Poi c'è l'ambiente dell'atletica, che direi che è stato manovrato all'interno da qualche persona che ha cercato di trascinarsi l'ambiente, ma che piano piano sta capendo. E quello che rimarrà potranno essere soltanto focolai di invidia in qualcuno, oppure qualcun altro che ce l'ha con me per la mia storia passata contro il doping, che sinceramente persone che adesso fanno gli irriducibili o i giustizialisti, io non li ho mai visti accanto a me in questi anni di lotta contro il doping.